Bene, bene, salve a tutti Vincent Warlike, benvenuti nel mio canale. Eccoci qua, continuiamo la campagna con la Bactria. Le cose sono un po' cambiate, sono andato avanti un pochino. Praticamente ho mosso il mio esercito verso i Partava, visto che dichiarando guerra ai Mediatrop Atene mi sono fatto dei nuovi nemici. Come possiamo vedere qua, Mediatrop Atene, Cartaginia, l'Armenia, gli schiavi in generale, la Persia e la Partava, ok. Sto May provando a fare Hermes un po' bless di us both with trattati skillful tongues that we may speak our parts well con and sound qualcuno, mutual cercare agreement. un'alleanza difensiva in giro. Athena give you Potrei wisdom farla con so that you loro, may speak ma well and gli persuade ho me of provato a your offrire call. molti soldi a 2000 talenti. Era moderata l'offerta, ma comunque non hanno accettato. Intanto qua l'esercito che avevo lassù lo sto cercando di andare a conquistare qua Samandar. Ma vengo costantemente fermato dagli agenti degli Atropatene, che anche loro insistentemente mi chiedono la pace, chiedendomi anche dei soldi, ma non c'è dubbio, semmai siete voi che date dei soldi a noi, visto che siamo noi a aver dichiarato guerra. Niente, ci troviamo qua ad insediare appunto gli insediamenti dei Partava, ok. Quindi qui diciamo che sono una zona dove non c'è niente, quindi possiamo andarlo a prendere proprio in risoluzione automatica, direi aggressiva, così, ok. E questo insediamento ce lo prendiamo senza troppe perdite. Allora, intanto questo è un esercito che ho formato poc'anzi, praticamente non era altro che i guardiani di Ares. Un attimo che do assegno le Allora, praticamente i guardiani di Ares, ecco, adesso qua già arriva qualcun altro, che okay, i portatori della luce. Bene, grazie, perché ci manca l'illuminazione qui a Zadrakarta. Allora, niente, questo era l'esercito stanziato a Nisa, a cui ho portato tutte le unità che erano all'interno dei difensori di Bactra e nei campioni di Nike. Questo cos'ha? Ah, qui possiamo aumentare la nostra, molto bene, facciamolo. Qui cavalleria purtroppo non ne ho. Guardiamo allora di sistemare. Cosa c'hanno questi? Grandi cose, buono. Questo che cos'è? Ispettori reali. Possiamo solo smantellarlo, anche questo. Lancieri orientali, frombolieri orientali, ma io posso farlo? Lancieri e frombolieri. Cavallo livello 1, ma quasi quasi questo lo mettiamo a posto, perché cosa ci costa? Niente, stavo dicendo che comunque questo esercito, infatti, è prettamente formato da fanterie. Ok, qualche tiratore, possiamo usarlo, diciamo, per difenderci all'interno di un insediamento, anche se anche all'interno di un insediamento rischiamo comunque di prendere molti colpi da parte degli arcieri a cavallo. In ogni caso qui i tiratori ci sono, cioè 4 frombolieri, 3 arcieri e 2 baliste, insomma. Stiamo messi bene. Allora, intanto abbiamo questa situazione qua dei due eserciti, che sono un esercito, diciamo, di bassa qualità, mentre qui penso che ci sia qualcosa di meglio. Adesso non ho potuto vedere, ma comunque adesso andiamo ad assediarli, chiaramente.
Andiamo ad attaccare qua, prima che ci vengano addosso in due. Ok, qui hanno della cavalleria. Ok, sembra cavalleria già un po' più buona, la fanteria è scarsa, finalmente non troviamo 10.000 arcieri, solo 4 schermagliatori a cavallo. Direi che possiamo farcela tranquillamente, salviamo la partita in automatico. E in automatico, il salvataggio rapido, scusate, e andiamo sul campo di battaglia a vedere che tipo di insediamento troviamo. Bene, ok, iniziamo la battaglia, anzi è già iniziato lo schieramento. Ho riproposto quello che abbiamo trovato nell'altro insediamento, visto che sembrava una tattica vincente, quindi torniamo a riproporla, mi sembra più che buona. Ok, affrettiamoci. Qua non ci state, perché no? Ok, andiamo avanti già con la nostra cavalleria. Tirate qui, dai. Il nostro generale è sotto attacco. Pensavo di aver perso i tiratori, invece sono andati là, va bene, dai. Scateniamo la furia del nostro generale. Avanti con le cavallerie. Su. Avanti. Tiriamo un po' là in mezzo anche i nostri. Avanti. Attacchiamo i suoi arcieri alle spalle. Ma pigliatele, ma... Ah, chi c'è? Chi c'è qua che mi attacca? Dai, su. Blista. Avanti, su. Cerchiamo di spostare un attimo i nostri slingers. Correre, correre, ragazzi, correre. Correre ragazzi, correre, correre. Dai, avanti su, avanti ragazzi. Prima che cadano le difese lassù. Questi chi sono? Dei frombolieri, dai, attaccali.
Vale, pigliate le nostre baliste in mano. Grande muro, ragazzi, grande muro. Grande muro. Avanti, tirate qua, su. Avanti, ragazzi, bombardateli alle spalle qua. Sassi, sassi, sassi. Raccogliete più sassi che potete, va. Avanti qua. Qui ci abbiamo frombolieri, picchieri. Spostiamo, stavo per spostare la cavalleria. E cosa ci abbiamo? Andate ad attaccare là i frombolieri, va. Andate là. Lasciate fare qua ai picchieri. Avanti, avanti. Wow. Continuiamo un attimo. Se le mie cavallerie ormai sono un po' andate, fermiamo qua. Cerchiamo di ammazzarli il più possibile, perché sennò poi ce li ritroviamo alle spalle un'altra volta. Mettiamo veloce. Mandiamoci tutti. Grande, va, grande. Mi era scappato un attimo all'inizio la situazione, però siamo riusciti a rimediarla. Comunque questa la consiglio un po' a tutti, questa tattica sembra molto vincente. Ok, magari bisogna sempre controllare un po' meglio le cose, però vediamo che qui in ogni caso riusciamo a, con solo due unità di fanteria corazzate, riusciamo a tenere a freno un bel po' di gente. Peccato che mi sia scappata o abbia ordinato senza volere l'unità di frombolieri che erano qua di andare là, non me ne ero accorto, credevo di averli persi, perché con i frombolieri qua e un'altra qua sulla terrazza sicuramente avrebbero avuto vita ancora più dura il nemico. Comunque siamo riusciti comunque a chiudere questo raggio qua con i picchieri e gli altri frombolieri, e alle spalle la cavalleria mentre venivano bombardati assiduamente dalle nostre baliste. Direi che siamo a posto, quindi usciamo dalla battaglia e terminiamo la battaglia. Ok, eccoci qua. Intanto tutti si sono beccati dei gradi, lui mi ha dato vittoria di misura, non capisco perché, perché poi alla fin fine eravamo 1200 uomini in meno, abbiamo perso solo 700 uomini. Ammetto, io a giocare con le cavallerie sono veramente scarso, però intanto guardiamo anche i nostri frombolieri, sono tutti in argento, quindi al quarto grado, buono, a parte questo, ok. E grado aumentato, diciamo, a tutti più o meno, a tutti quanti. Ottimo, ottimo lavoro per gli arachnidi, gli eraclidi, adesso non mi veniva il nome, ok, qui diciamo che abbiamo fatto un intero sterminio, occupiamo, poi prepariamoci a difendere, perché sicuramente l'altro schieramento che c'è lì, anzi, ne abbiamo due di schieramenti. Questo non l'avevo neanche notato prima, è venuto fuori adesso che abbiamo conquistato l'insediamento. Quindi abbiamo il nostro bel da fare, a meno che questo insediamento non vada qua a Nisa. Nisa abbiamo un picchiere lanciere, due folle, due frombolieri e poco più, poco meno. Meno, diciamo. Diciamo che partava degli eserciti ne hanno.
Quindi cerchiamo di reclutare più gente possibile. Ok. A questo punto ci conviene fare così. Magari mettiamoci anche qualche unità reclutata anche qui. Assumiamoli o spenderemo dei soldi, pazienza. Guarda, spendiamo anche questi. Dopo al limite vediamo come va a finire la situazione, poi al limite vediamo di grande, aumentiamo anche questi. Dicevo, vediamo di congedarli, ok. Ci vediamo nel prossimo turno. È cominciata la guerra contro i Partava. Appena ci sblocca gli agenti qua, appena finiscono, perché non so, gli agenti nemici ci vincono sempre, i miei perdono sempre, ok. Sarà per il fatto che la campagna è ardua. E ci vediamo nel prossimo capitolo contro questa nuova guerra dei Partava. Ciao, a presto.